Ciao a tutti, io sono Statib, benvenuti su questo canale. Oggi andremo a vedere il secondo software che si mette a disposizione il sito panzoid.com. Il software in questione è Backgrounder. Prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Accediamo a Backgrounder e vediamo subito di cosa si tratta. In pratica serve a creare alcune immagini. Che tipo di immagini? Se noi facciamo New Project e andiamo a compilare l'immagine che vogliamo generare, vi dà la possibilità di scegliere che tipo di immagine, cioè l'immagine per cui andiamo a utilizzare il programma. In pratica sono dei preset che si adattano a YouTube, Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn, eccetera eccetera. Cosa possiamo fare? Possiamo fare per esempio la YouTube Channel Art, che non è altro che la testata del nostro canale, quella che in pratica, vediamo, sarebbe questa, insomma, quella che sta nella parte alta del nostro canale. Ovviamente fa la versione compilata che si va ad adattare poi sia alla versione, alla visualizzazione, diciamo, su PC che su smartphone che su tablet, eccetera eccetera. Ti dà la dimensione già corretta di uscita, per cui altezza e larghezza corretta. Si parte con un background nero e poi si comincerà a compilare. Sotto abbiamo la possibilità, per esempio, invece di scegliere YouTube Channel Icon, che non è altro che l'icona, in questo caso questa parte, diciamo, di YouTube. Vedete che è molto più piccola e di forma quadrata. Poi abbiamo YouTube Video Thumbnail, che sarebbe l'anteprima, per cui già in Full HD 1920x1080, e poi insomma tutti gli altri profili che possiamo andare a richiamare. Twitter, che avrà questa dimensione, insomma Google Profile, LinkedIn, e poi abbiamo un video frame generico, per cui in formato 2K, se non mi sbaglio 2160 dovrebbe essere 2K, anzi no, 4K, scusate, 2K, Full HD, HD Reading, e poi il custom, per cui andate a dimensionarlo per il lavoro che volete fare. Il funzionamento del software è uguale, diciamo, segue la stessa logica, non è che è uguale, segue la stessa logica del software che abbiamo visto l'altra volta per fare le intro. Per cui una volta che abbiamo scelto, per esempio, scegliamo Thumbnail per avere proprio uno più familiare, per creare l'anteprima, andiamo giù e percorriamo tutto quello che ci mette a disposizione il software, per cui layer. Consente di aggiungere tutti questi tipi di oggetti, per cui un'immagine che noi andiamo a scegliere, per esempio, non so, vediamo cosa ho a disposizione. Dai, andiamo a sceglierla da qui. Possiamo per esempio importare un'immagine. Era caricata all'interno del nostro canvas solito e da qui la possiamo spostare, ridimensionare e quant'altro. Vediamo per esempio di ridimensionarla in questa maniera, se magari la facciamo più grande in modo che esca fuori dal nostro schermo, anche un po' distorta, e a questo punto magari possiamo magari aggiungere un'altra immagine e piazzarla. Bisogna toccare quella giusta, ovviamente. Piazzarla, insomma, nella parte superiore e adattarla in modo da simulare una sorta di cinema, insomma, di questo tipo, dai.
Ok, poi per esempio qui ovviamente abbiamo tutti i parametri che avevamo anche nell'altro software, i software tutti e tre mantengono sempre la stessa forma, per cui sempre la barra sinistra con l'icona e la barra diciamo centrale, chiamiamola così, anche se centrale non è, con tutte le caratteristiche degli elementi che andiamo a inserire e poi il canvas nella parte destra del programma. Sotto ovviamente non abbiamo la timeline perché in questo caso non è prevista. Abbiamo sempre le opacità, insomma tutte le caratteristiche delle immagini, il blending mode che è comune a alcuni programmi di grafica, abbiamo dentro l'add, il subtract e il multiply. Comunque poi possiamo aggiungere anche dei testi, per cui anche qui andare a inserire un testo, anche qui possiamo cambiare il font, cambiare la dimensione, la posizione del nostro font, della nostra scritta. Adesso magari mettiamo un po' più al centro. No, non mi ha selezionato quello giusto. Ovviamente possiamo cambiarne il colore, farlo anche, credo, sfumato, se ne ricordo bene. Close. Ecco, vedete, potete farlo sfumato, cambiare la posizione, ruotarlo, insomma, le solite cose che fate su tutti i testi. Potete ovviamente aggiungere il gruppo, che ovviamente vi consente, una volta che voi lo riempite, di trattarlo come se fosse una sorta di layer, insomma, ci cioè applicate gli spostamenti e scusate, non gli spostamenti in questo caso, l'opacità e le fusioni come se fosse un oggetto, per cui gli oggetti sottostanti ne ereditano le caratteristiche, diciamo così. Abbiamo poi la possibilità di inserire un gradient di questo genere. Ovviamente voi decidete se metterlo sotto, adesso magari eliminando l'immagine più grossa si vedrà. Adesso il gradient lo mandiamo sotto. Sotto, scusate, chiudo anche quello, va. Adesso il gradient lo portiamo sotto. Vabbè, portiamo sopra questo, ok. Eccolo qua, vedete che si vede questa sorta di gradiente che voi potete andare anche qui a compilare, a gestire. Oppure questo Sunbirds, che è una sorta di chiocciola di questo genere, voi qui potete andare a cambiarne le caratteristiche, come per esempio la rotazione, credo che sia questa. A un certo punto, scusate, c'è un modo per farlo girare. Ah, mi sembrava questo. Proviamo con un 12, vediamo che succede. Ah, scusate, sto cambiando il gradient, ho sbagliato, no, scusate. Questa è da cambiare, eccola qua, infatti. Se questo mettiamo 111, vedete che fa questa sorta di effetto. Più ci spostiamo, più diciamo i segmenti sono pochi. E la rotazione con quello sotto va gestita. Si può fare una rotazione molto forte oppure anche dritta, perché se noi arriviamo allo zero, lui praticamente fa dei raggi perfettamente dritti. Più o meno dovrebbero essere questi. Comunque, avete la possibilità di cambiare come di là i colori. Per cui, anche qui invece di verde, mettiamo un bel bianco e un bel rosso. Fate la classica vecchia bandiera giapponese, magari mettendo il check, insomma, fate quello che un po' vi ispira. Abbiamo poi scusate, abbiamo poi terminato questa parte dove abbiamo gli oggetti e abbiamo l'esportazione. L'esportazione abbiamo i classici formati, PNG, JPEG e WebP. Funziona esattamente come nell'altro, per cui
Se magari torniamo qui e facciamo cancel, torniamo qua, eliminiamo questo e teniamo solamente il background e magari aggiungiamo un... Sì, lo possiamo aggiungere però sotto. Ok. Magari questo background qua lo mettiamo lì. E questo lo mettiamo più al centro come se fosse un matto, in realtà è un matto. A questo punto possiamo esportare, ma è un bel PNG. Facciamo start image render, lui ci andrà a fare tutto il calcolo e poi ci restituirà insomma un PNG. Ecco qua, vedete, ha calcolato tutto, ci propone da load your image. Aprirà il secondo, una seconda tab e ci va a scaricare il background.png che sarà questo, ok? Qui invece, come al solito, return to editing. Qui possiamo ritornare a modificare tutte le nostre immagini. Quando siamo pronti, torniamo sulla prima icona, scusate, sulla cartella, non sulla prima, e andiamo a salvare il nostro progetto, non l'immagine, il progetto, alla stessa maniera con cui l'avevamo fatto nell'altro software, per cui otterremo un background PZ e che possiamo richiamare, andare a ritoccare in un secondo momento. Allora, questo programma ovviamente è più semplice e non ha tutta la parte di animazione, per cui è molto più rapido, diciamo così. Torniamo pure sulla home e l'unica cosa che volevo dirvi è che ovviamente c'è questo software. Può creare le immagini che ci servono in questo software e che poi ci serviranno nel video editing finale, per cui diciamo sono legati per questo motivo, cioè ci permettono semplicemente di avere un pacchetto completo, però diviso su tre software diversi. Ovviamente è come se fosse un podio, questo è il più semplice, questo è l'intermedio, questo è il più difficile, perché vedrete la prossima volta che il video editor non è così intuitivo, anche se ha molte potenzialità. E poi vi spiego anche perché vi ho fatto vedere questo sito che è Panzoid rispetto, insomma, faremo un punto sul perché io utilizzo questo rispetto ad altri servizi. Per il video di oggi chiudo qui, grazie per averlo visto e alla prossima.